Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Signori miei, quest'oggi vi porto un video con uno scoop davvero interessante riguardante gli ultimi titoli Pokémon. Infatti sembra che all'interno dei codici di Pokémon Sole e Pokémon Luna siano stati trovati degli sprite di Pokémon che si muovono insieme all'allenatore. Ovviamente stiamo parlando dei Pokémon accompagnanti. Signori miei, i Pokémon accompagnanti sono, per chi non avesse capito, i Pokémon che ci seguono nell'avventura in stile EarthGold. Bene, le animazioni di quest'ultimi sono trovabili all'interno dei codici di Pokémon Sole e Luna. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono stati di fatto inseriti all'interno del gioco. Li hanno proprio inseriti. Poi probabilmente per motivi di tempo o per motivi di il 3DS non regge abbastanza bene, non sono stati implementati all'interno del gioco. Trovate la notizia a riguardo in descrizione. Vi avviso già da adesso che la notizia è in spagnolo e quindi se non masticate la lingua potreste avere qualche difficoltà a capire il tutto. In ogni caso ci sono le animazioni di tutti i Pokémon ottenibili in Pokémon Sole e Luna che si muovono insieme all'allenatore. Signori miei, questo lavoro è già stato fatto e quindi Game Freak non andrà di certo a cancellarlo. Dopo che hai fatto un lavoro, non lo vai a buttare via. E infatti, signori miei, grazie a questa scoperta, diciamo, che è stata fatta da un hacker, possiamo confermare che nel prossimo titolo Pokémon, e quindi magari il remake di Pokémon Diamante e Perla o il tanto vociferato Pokémon Star, che dovrebbe essere, diciamo, il terzo titolo ambientato ad Alola, appunto in questi due possibili nuovi giochi saranno presenti i Pokémon che accompagneranno l'allenatore. Un'introduzione che è stata appunto apportata con Pokémon EarthGold e SoulSilver e ancora prima da Pokémon Giallo, e che i fan di Pokémon hanno sempre apprezzato tantissimo, continuando tra l'altro a chiederla per ogni generazione. Evidentemente Game Freak aveva capito che bisognava ritornare a quei tempi, diciamo, a quella fantastica innovazione che davvero piacque a tutti, ma probabilmente il 3DS non è ancora in grado e probabilmente non sarà mai in grado di sostenere degli sprite di Pokémon che camminano di fianco all'allenatore, perché obiettivamente stanno diventando troppi. Ma che dire del Nintendo Switch? Questa console potrebbe sviluppare dei sistemi in grado di sostenere questa nuova innovazione e di conseguenza potrebbe davvero essere il ritorno di questi Pokémon accompagnanti. Sappiamo che sono sprite di Pokémon accompagnanti perché sono Pokémon che camminano, sono di risoluzione molto più bassa rispetto a quelli di battaglia, come è giusto che sia. Sappiamo che anche quelli di Pokémon EarthGold e SoulSilver a livello di risoluzione erano decisamente più bassi rispetto a quelli degli sprite in battaglia, e quindi il fatto che siano appunto più scrausi a livello di qualità è sicuramente indicativo del fatto che saranno sprite di Pokémon accompagnanti. E inoltre possiamo vedere che sono proprio tutti i Pokémon di tutte le generazioni. Ora qua voi vedete Nuzleaf e Poplio, ma ci sono di Scrafty, di Lycanroc, di Firomosa, insomma, ci sono, ne ho viste di tutti i colori. Se fate due ricerche su internet probabilmente ne vedrete anche voi molte altre. Comunque, signori miei, in conclusione possiamo quasi confermare che nei prossimi titoli Pokémon torneranno gli amatissimi Pokémon accompagnanti che abbiamo sempre desiderato. Io stesso avevo fatto tempo fa un video top in cui dicevo che tra le cose che avrei voluto in Pokémon Sole e Luna avrei inserito anche i Pokémon accompagnanti, e sembra che questo mio desiderio, probabilmente non solo mio, si stia rivelando. Quindi, signori miei, il video si conclude qua. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di tutto ciò. Se pensate che i Pokémon accompagnanti verranno davvero introdotti, e se sì, se ne siete felici o se invece avreste preferito rimanere un po' alla solita tradizione dell'allenatore senza Pokémon che lo segue. Inoltre lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando anche di passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale, e noi ci becchiamo in un prossimo video.